Buonasera a tutti, io sono Bruno Crevato Selvaggi, direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, e questa è la quarta puntata della terza edizione virtuale del Tavolo dei Postali, che è una serie di conversazioni organizzate congiuntamente dal nostro istituto, dall'Unione Stampa Filatelica Italiana, dal quotidiano di informazione filatelica online Vaccari News e dal Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite il proprio Museo Storico della Comunicazione. Fabio Bonacina è il direttore responsabile del quotidiano filatelico di informazione online Vaccari News e ci illustra che cos'è il tavolo dei postali. Prego Fabio. Benissimo, buonasera, ben arrivati, ben ritrovati. Il tavolo dei postali, ideato nel 2018 e concretizzato a partire dal 2019, nonostante le problematiche della pandemia, si è evoluto alternando incontri fisici, Prato e Trieste, a incontri digitali. E con questa serie arriviamo a 30 incontri, tutti fruibili sulla pagina YouTube del Polo Culturale che fa capo al Ministero. I fili conduttori sono quattro, che variano in funzione delle volte, cercando sempre di alternarli. Quindi sono arte, intrattenimento, conservazione, cultura, ovvero enti, associazioni, persone singole che fanno del sistema postale uno di questi strumenti, quindi arte, intrattenimento, conservazione, cultura. Vi ricordo inoltre che questi sono gli ultimi 2 giorni dell'esperienza che nasce da una costola del Tavolo dei Postali e ha coinvolto il Museo dei Tasso della Storia Postale di Camerata Cornello in provincia di Bergamo, il Club di Giulietta a Verona. Sono stati fatti delle registrazioni, grazie a 2 lettori, Simonetta Freschi e Angelo D'Andrea, che hanno interpretato 14 lettere dal 1 febbraio al domani, sono una al giorno, e fra quelle più singolari, più significative, che sono arrivate a Verona a nome di Giulietta Capuleti. Ogni giorno ne è stata messa una sui social sia della Club di Giulietta sia del Museo dei Tasso della Storia Postale. È una cosa curiosa, un modo diverso per ricordare San Valentino senza uscire dal nostro ambiente postale. Grazie per l'attenzione. Grazie. La dottoressa Graziella Rivitti è la direttrice del Museo Storico della Comunicazione che afferisce al Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le do la parola per un indirizzo di saluto e mentre lei parla farò vedere alcune immagini che si riferiscono alla sua conversazione, al suo saluto. Prego, dottoressa Rivitti. Apra il suo microfono. Ok, buonasera a tutti e a tutti. Una giornata da ricordare. Siamo al 13 febbraio e oggi si festeggia il World Radio Day, la giornata mondiale della radio, istituita dall'UNESCO in occasione della prima trasmissione radiofonica dell'ONU il 13 febbraio del 1946. In particolare quest'anno il tema che è stato scelto è Radio e Pace. Quello che ovviamente mi sembrava giusto oggi farvi mostrare sono degli oggetti che appartengono all'inventore, a chi ha reso possibile tutto ciò. Ricordando le parole che Marconi disse il giorno in cui prese il Nobel, un giorno sarà possibile mandare messaggi in ogni angolo della Terra utilizzando una quantità così piccola di energia che anche i costi saranno molto bassi. Chissà cosa penserebbe oggi Guglielmo di questi problemi che abbiamo anche sui costi. Comunque, le immagini che state vedendo, una si riferisce
alla riproduzione dell'apparecchio trasmittente con l'antenna che Marconi utilizzò per il primo esperimento di trasmissione dei segnali senza fili nella villa di Griffone di Ponte Vecchio nel 1895 in provincia di Bologna, e la ricostruzione ovviamente ce l'abbiamo nel museo. E poi c'è il primo detector magnetico usando una scatola di sigari che lui appunto utilizzò nel suo laboratorio di Poole in Inghilterra, anche questa è una ricostruzione. E poi ci sono gli apparati della cabina del Pampilo Elettra, il laboratorio galleggiante con cui Marconi ha girato gli oceani. All'interno del museo è stata ricostruita la cabina radiotelegrafica con questi oggetti che sono stati appunto posizionati all'interno. Sono gli apparati originali che scamparono in maniera miracolosa, diciamo, agli eventi bellici, per tornare appunto agli eventi bellici, nel 1943, quando la nave fu requisita dalle forze armate tedesche e adattata a nave di scorta. Nel 1944 fu affondata sulla costa jugoslava e il relitto poi fu in seguito recuperato a cura dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Questo è un piccolo assaggio di quello che si può trovare all'interno del museo. Ovviamente il percorso del museo comincia molto prima, comincia nella storia postale, quindi degli stati preunitari, poi dello Stato del Regno d'Italia, e continua con il percorso di telegrafia, di macchine commutatori, fino ad arrivare al primo computer di Olivetti, e poi abbiamo una parte dedicata a Meucci, una parte appunto dedicata a Marconi, fino ad arrivare poi ad un settore che riguarda le telecomunicazioni, le comunicazioni con gli apparati appunto che vengono utilizzati nei periodi di guerra, sia della prima che della seconda guerra mondiale, con un apparecchio in particolare che riscuote molto successo, che è la macchina Enigma, di cui più o meno insomma penso che ognuno di voi avrà sentito parlare, che era la famosa macchina con cui i tedeschi per lungo tempo hanno insomma dominato la prima parte della seconda guerra mondiale, fino a che non è stato possibile decifrarla. E poi vabbè, ovviamente c'è la grande parte della filatelia, questo patrimonio incredibile in cui vengono appunto conservati e custoditi tutti i francobolli emessi nel nostro Stato, quindi ci sono sia quelli ovviamente dello Stato del Regno d'Italia e poi di quando siamo diventati una Repubblica. Siamo custodi a norma di legge, siamo dei custodi che forse non tutti conoscono. Io mi fermo e ascolterò volentieri la relazione di Domitilla. Buona serata. Grazie dottoressa. Entriamo allora ora nel vivo di questa puntata del Tavolo dei Postali. Relatrice di oggi è la dottoressa Domitilla D'Angelo, che è qui con noi. Domitilla D'Angelo è stata collezionista, scusatemi, è stata direttrice della rivista Il Collezionista, il magazine filatelico di Bolaffi. Ora si occupa di comunicazione in un ente regionale ed è anche vicepresidente dell'Unione Stampa Filatelica Italiana, di cui è qui presente il presidente Beniamino Bordoni. Domitilla D'Angelo, prego. La sua relazione si intitola L'operazione Wasserwelle e l'emissione per Hans Frank e siamo naturalmente curiosi di sentirla. Prego. Grazie Bruno, grazie Fabio, grazie Graziella, insomma grazie e buonasera, ringrazio tutti gli organizzatori per l'invito e ringrazio voi per la vostra partecipazione, confido nella vostra pazienza. Mentre condivido lo schermo vorrei provare a raccontarvi un breve aneddoto personale, così per rompere il ghiaccio. Da bambina, invece delle fiabe della buonanotte, mio papà, che era un ufficiale degli Alpini, mi raccontava come si fosse svolta la battaglia delle Termopili,
come gli U-Bot si muovevano con la tattica del banco dei lupi nell'Atlantico, grazie anche all'enigma a enigma citato dalla dottoressa, oppure come secoli prima Giulio Cesare fosse riuscito a espugnare la capitale dei Galli, Alesia. Ecco, questo per inquadrare la mia infanzia. Anni dopo, tanti anni dopo, quando ero direttrice del collezionista, un pomeriggio ho ricevuto una telefonata inaspettata. Era un ufficiale dell'Agenzia Informativa per la Sicurezza Nazionale che mi chiedeva di collaborare con la loro rivista. Perché forse non tutti lo sanno, ma ebbene sì, i servizi segreti hanno una rivista pubblica, peraltro una bellissima rivista. L'ufficiale mi proponeva di scrivere di operazioni segrete e francobolli. Io all'epoca ne sapevo veramente poco, ma mi appassionai e mi misi a studiare. Ecco, il mio intervento di questa sera racconta due di queste operazioni sotto copertura che intersecano filatelia e storia postale. Partiamo dalla prima, l'operazione Wasserwelle. Siamo fra il 1943 e il 1945. Il famigerato comandante dell'SS Heinrich Himmler coordinò quella che sarebbe passata alla storia come la più grossa operazione di falsificazione di francobolli, e lo fece inizialmente per vendetta, quindi per un motivo apparentemente futile. Hitler la approvò, strumentalizzandola per scopi propagandistici, ma a realizzarla fu una squadra di ebrei, prigionieri del lager di Sachsenhausen, proprio qui, alle porte di Berlino. Fra il 1943 e il 1945, appunto, le baracche 18 e 19 del campo di concentramento di Sachsenhausen nascosero un segreto che perfino il comandante del lager ignorava. Qui 142 Papierfachleute, prigionieri, cioè specialisti della carta, c'erano bancari, tipografi, disegnatori, c'erano incisori, fotografi, pittori, ottici, chimici. Ecco, tutti costoro furono coinvolti nell'operazione Barnard. Si trattava di prigionieri speciali che godevano di privilegi speciali, potevano disporre di pasti caldi, dormivano in letti puliti e comodi e godevano di una sorta di intoccabilità anche nei confronti delle SS. Quindi davvero privilegiati, nonostante tutto. Ma per la segretezza della loro missione erano destinati a morte certa e loro lo sapevano. Il nome dell'operazione era quella del direttore della sesta sezione dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, l'SS Bernhard Krüger. L'intero progetto dipendeva da lui e da lui prendeva il nome. Per ordine diretto di Himmler, in quelle baracche, quelle che avete visto prima, adibite a officina, i prigionieri dovevano contraffare soprattutto grandi quantitativi di banconote, sterline. Alla fine della guerra sarebbero stati 132 milioni di sterline contraffatte, un quantitativo pari a 4 volte le riserve monetarie della Gran Bretagna. Ma il comando di falsari doveva falsificare anche dollari, documenti e francobolli. Come facciamo a saperlo? I dettagli di questa operazione furono descritti da Adolf Burger, tipografo slovacco di origine ebrea, cooptato nel comando falsari di Sachsenhausen. C'era finito dopo essere stato arrestato perché insieme alla moglie Gisela falsificava documenti per aiutare gli ebrei a espatriare. Fu deportato ad Auschwitz, deportato ad Auschwitz, dove fu marchiato con il famigerato numero sul braccio. Poi da Auschwitz fu trasferito a Birkenau e da lì, altro famigerato campo della costellazione di Auschwitz, e da lì trasferito a Sachsenhausen. La moglie Gisela invece purtroppo si sarebbe fermata soltanto ad Auschwitz, dove morì.
dal racconto autobiografico di Burg, pubblicato negli anni 70 e poi tradotto in italiano come L'Officina del Diavolo, fu tratto il film Il Falsario, un film che vi consiglio non solo perché per la qualità artistica, perché vinse il premio Oscar come migliore film straniero nel 2008, ma anche per il contenuto e la trama. Se volete potete, è consultabile su Rai Play. Torniamo al nostro comando Falsari. Qui fra gli incarichi di Burger c'era anche la contraffazione di carte valori postali. Era la cosiddetta operazione Wasserwelle, quella che dà il titolo a questo intervento. Le direttive arrivavano direttamente da Himmler, che vedeva nella falsificazione di francobolli britannici una risposta appena appena adeguata a quella che lui considerava una grave provocazione. Cos'era successo? Nel 1943 la Gestapo aveva trovato degli esemplari di francobolli da 5 Pfennig viola con il ritratto di Himmler al posto di quello di Hitler, come a suggerire la sua disponibilità a subentrare al vertice del Reich al posto di Hitler. Ecco, quell'emissione naturalmente metteva Himmler in una posizione difficile. Come reazione, infatti, Himmler ordinò a Kruger di mettere in produzione un'efficace controffensiva filatelica che Hitler avrebbe avallato personalmente e anzi avrebbe fatto di più, l'avrebbe sfruttata per fini propagandistici. Le istruzioni per la produzione di queste falsificazioni a tal riguardo erano quindi molto precise. Uno, come modello per i falsi di propaganda bisognava utilizzare autentici francobolli britannici, mantenendone l'aspetto essenziale, i soggetti e la corrispondenza corretta fra colore e valore facciale. Due, bisognava assolutamente evitare di deturpare il volto del sovrano. Tre, nei falsi dovevano essere inseriti riferimenti bolscevichi che enfatizzassero l'influenza di Mosca sul governo di Londra. 4. Le sovrastampe dovevano contenere dettagli ispirati ai tragici eventi bellici provocati naturalmente dagli alleati, come bombardamenti sui civili, allo scopo di scuotere l'opinione pubblica inglese. 5. I francobolli naturalmente dovevano trasmettere anche il colpevole ruolo che gli ebrei, il complotto sionista, giocavano nel complotto internazionale che legava Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti. Le indicazioni si concludevano dando delle indicazioni temporanee. I bozzetti dei francobolli infatti dovevano essere inviati entro 8-14 giorni dalla notifica di quell'ordine e entro 6-8 settimane tutto doveva essere pronto per la stampa in grande tiratura, quindi grande urgenza. Infine, nei programmi c'era il fatto che i francobolli avrebbero dovuto essere lanciati da aerei tedeschi là o sulle grandi città oppure là dove le truppe britanniche erano maggiormente concentrate. Secondo un testimone, un SS che avrebbe testimoniato successivamente, avrebbe raccontato anni dopo, Hitler avrebbe spiegato personalmente a Himmler che il messaggio da comunicare con quelle falsificazioni, con quella propaganda, era l'imminente bancarotta della Gran Bretagna, provocata per così dire dalla svendita che Churchill ne stava facendo alla Russia bolscevica, mettendo di fatto in liquidazione l'impero britannico. Ma a Sachsenhausen come furono recepite queste istruzioni? Allora, il comando Falsari appuntò tre tipologie di bozzetti. Il primo era un'alterazione del francobollo da mezzo penny emesso nel 1935 in occasione del giubileo d'argento di Re Giorgio V. L'impostazione grafica originale fu conservata, ma la testa di Stalin sostituì quella del re, mentre interventi nelle leggende nei campi laterali suggerivano che la guerra fosse il frutto della coalizione ebraica e bolscevica. Naturalmente vedete la stella di David e la falce e il martello. Ci scappò pure un refuso. La scritta Jewish al posto di Jewish con lei nella leggenda This War is a Jewish War. Ecco,
Forse fu un errore casuale, oppure forse si trattò di un'azione di sabotaggio compiuta dai falsari, o forse ancora il tentativo imposto dall'SS di creare una rarità filatelica. Fu poi la volta dei tagli più bassi della serie ordinaria che in quel momento circolava in Inghilterra. Qui le modifiche apportate furono minime, scusate, proprio per non deturpare il volto di Re Giorgio VI, come le istruzioni raccomandavano. Nella corona viene sostituita la croce con la stella di David e nelle rosette compare la falce e il martello. La terza falsificazione riguardò il francobollo del 37 che celebrava l'incoronazione di Giorgio VI. Il compito di contraffarlo fu affidato al prigioniero cecoslovacco Leo Haas, specializzato in ritratti. Nel bozzetto Haas inserì 7 modifiche rispetto all'originale. La più vistosa è la sostituzione del mezzo busto della regina Elisabetta con quello di Stalin. Haas poi aggiunse un riferimento alla conferenza di Teheran del novembre del 43, quella che vide attorno allo stesso tavolo Churchill, Roosevelt e Stalin, e la leggenda SSSR Britannia, allusione a un ipotetico regno britannico, sovietizzato, socialista e sionista. C'erano poi i soliti richiami alla simbologia sovietica ed ebraica, stelle e falci martelli. Una volta approvati, questo è il bozzetto con l'imprimato di Himmler firmato da Kruger, una volta approvati nell'estate del 44, i francobolli furono mandati in produzione. 9 milioni di esemplari, stampati in offset nella stessa carta delle tessere annonarie tedesche. Avevano la filigrana, che in tedesco si chiama Wasserzeichen, ce l'avevano a linee ondulate, che in onde in tedesco si dice Wellen. E questo dettaglio diede il nome in codice all'intera operazione, Wasserwelle. Nei laboratori di Sachsenhausen la squadra di falsari realizzò anche altri prodotti filatelici, come gli annulli. Per annullare i francobolli fu infatti prodotto un timbro simile a quello in uso a Londra. C'era la scritta London, però la data, 6 giugno 1944, alludeva allo sbarco in Normandia. E poi c'era un'enigmatica sigla che è stata per lungo tempo oggetto di studio e di ipotesi anche azzardate da parte degli studiosi, questo AAAO, che forse sarebbe l'anagramma del motto Anything, Anytime, Anywhere, tutto sempre ovunque, che compare anche sull'elmetto del colonnello Paddy Flynn, comandante del 39esimo reggimento di fanteria, attivo anche nel sud Italia. I falsari dovettero cimentarsi poi, oltre che con gli annulli, con i francobolli, anche con diverse tipologie di sovrastampe. Una elencava i nomi di località civili colpite dai bombardamenti anglo-americani, secondo quanto prescritto nelle istruzioni. Altre richiamavano derive bolscevichiche, capitaliste, giudaiche, altre ancora proponevano slogan come l'Inghilterra si dissangua obbedendo a Londra, un'altra ancora con la scritta impero in liquidazione suggeriva una volta in più la presunta svendita dell'impero britannico compiuta da Churchill. Al piede dell'annullo, della sovrastampa, comparivano i nomi di altrettante isole e colonie britanniche. Nel progetto iniziale i francobolli avrebbero dovuto essere lanciati sul territorio britannico durante dei raid aerei. E per questo sul retro non fu applicata la gommatura, così che fossero più resistenti e non si incollassero fra loro. Alla fine però non ci fu nessun lancio aereo per questi francobolli. Furono dati in consegna al commerciante tedesco Fritz Schwend, agente segreto noto sotto copertura, con il nome di dottor Wendig. Ecco, gli furono affidate alcune partite di questi francobolli
perché li mettesse sul mercato filatelico internazionale e con il ricavato delle vendite potesse contribuire a finanziare le attività dell'SS. Schwend però era riluttante a correre rischi per quello che considerava un capriccio di Himmler e così non soddisfece le sue aspettative. Himmler non era tipo da tirarsi indietro naturalmente e coinvolse allora il capo del Dipartimento Esteri dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, Walter Schellenberg. Senza grande convinzione, anche lui, Schellenberg affidò ai suoi agenti un piccolo quantitativo di francobolli. Neppure lui considerava l'operazione abbastanza strategica da dover mettere a repentaglio i suoi agenti. Si stima che soltanto 20.000 esemplari furono distribuiti. La maggior parte finì in Portogallo, Svezia, Svizzera e Turchia. Gli agenti li facevano circolare affrancando corrispondenze indirizzate a club filatelici e uffici postali, oppure li mettevano in vendita attraverso annunci pubblicati sui giornali. Nell'autunno del 1944 i falsi francobolli iniziarono a farsi notare fra i collezionisti di diversi paesi europei. L'Unione Postale Internazionale, l'organismo che dalla fine dell'Ottocento coordina i rapporti fra le amministrazioni postali dei vari paesi, mise in guardia i suoi membri sull'esistenza di questi falsi. Un giornale svizzero ne pubblicò le immagini titolando qualcosa tipo una nuova grande arma segreta nazista. L'eco della stampa ebbe un effetto tonico sui collezionisti che si misero a caccia della novità. Ma nel frattempo la guerra era agli sgoccioli e nonostante le sollecitazioni e le pressioni di Himmler, la maggior parte dei falsi non arrivò mai sui mercati esteri. Finì invece prima in un bunker di Berlino e da lì, nel febbraio del 1945, sarebbe stata spedita a Jena, in Turingia, per essere distrutta. Oppure, un'altra ipotesi, teorizza il fatto che i falsi sarebbero stati portati nei dintorni di Innsbruck e nascosti lì in attesa del momento giusto per metterli in vendita sul mercato filatelico. Insomma, non si hanno certezze. Un'ipotesi è che gli esemplari che circolano proverrebbero dalla campionatura personale che Bernhard Kruger, il comandante dell'operazione, avrebbe trattenuto per sé. Vorrei chiudere questa chiacchierata su questo aspetto con la dichiarazione che mi ha rilasciato Adolf Burger nel 2009 quando lo intervistai e gli chiesi come mai avesse scelto di raccontare questi eventi anche se dopo 30 anni da quei fatti, e mi disse che mi consegnò il messaggio che è comune a quasi tutti i superstiti dei campi di concentramento, cioè perché ciò che è accaduto non si è dimenticato e non si ripeta. E poi ricordo che con amarezza aggiunse i nazisti esistono ancora. Eccoci arrivati alla fine della prima parte. Posso farti una domanda su quanto hai detto finora? Certo. C'è stata una certa diffusione, come hai detto, della notizia di questi francobolli sul mercato filatelico internazionale o fra i filatelisti internazionali. Hai notizia, ti risulta, di notizie su questo all'epoca in Italia? All'epoca quando? Nel 1944, quando cominciò a girare questa voce. Anzi, due Italie, direi, a questo punto. No, bisognerebbe fare una bella ricerca sulle riviste dell'epoca. Va bene, grazie. Grazie per lo spunto, Bruno. Dovremmo essere in orario, se siete d'accordo passerei al secondo affondo. Prego. Per scoprire chi c'è dietro il francobollo per Hans Frank. Nel giugno del 1943, in alcuni uffici postali dei territori polacchi occupati dai tedeschi, arrivarono delle buste affrancate con un esemplare piuttosto sorprendente, perché in deroga alla norma che voleva Hitler come protagonista assoluto, unico delle serie del Reich, questi francobolli li traevano veramente un tipaccio. Il tipaccio era il governatore generale della Polonia, Hans Frank.
Nato nel 1900 a Karlsruhe, Frank era stato consigliere di Hitler, era suo amico personale, suo avvocato, stato ministro della giustizia e per queste sue benemerenze era stato inviato a governare i territori polacchi appena occupati nell'autunno del 39. Frank perseguì con ferocia l'incarico che gli era stato assegnato: eliminare gli ebrei, distruggere la classe dirigente polacca e trasformare la Polonia in una riserva di manodopera del Reich, manodopera e risorse naturali. Frank si dimostrò piuttosto puntiglioso nel portare avanti questi progetti e per questo fu poi processato e condannato a morte a Norimberga. Dopo la comparsa delle prime buste, naturalmente la Gestapo si attivò su sollecitazione di Frank. Si attivò per scoprire la provenienza del francobollo. Esperti delle poste centrali del governatorato furono chiamati ad analizzare le buste sequestrate e dai confronti scoprirono che la carta utilizzata non era quella di Franco, la carta utilizzata per i francobolli non era quella ufficiale. L'attenzione si spostò quindi su commercianti e collezionisti che vennero sottoposti a retate e perquisizioni, senza però che si riuscisse a trovare neppure un francobollo di Frank nuovo, se non su busta. Ma intanto prendevano corpo tre ipotesi. Secondo la Gestapo, l'emissione era opera della resistenza polacca, che già negli anni precedenti aveva provato a stampare falsi francobolli in tipografie clandestine, scoperte poi a Varsavia e a Cracovia. I partigiani polacchi invece diffusero la diceria secondo cui sarebbe stato Frank stesso a volere il francobollo per ambizioni personalistiche. E aggiunsero il dettaglio per cui alla tipografia di Vienna, che produceva i francobolli per il governatorato, Frank avrebbe ordinato di stampare 1 milione di esemplari, una cifra enorme, e che, stando sempre a queste dicerie messe in circolazione, sarebbero poi stati distrutti per ordine di Hitler, con l'eccezione di alcuni, quelli sfuggiti alla distruzione, appodati poi agli uffici postali polacchi. Insomma, la teoria che Frank stesso fosse il committente del francobollo era però poco verosimile, tanto che il 17 giugno 43 una nota che Frank appuntò sul suo diario riportava: francobolli falsi con il ritratto del governatore generale, cioè lui, messi in circolazione dalla resistenza e forse prodotti a Londra. Eccoci qua. Londra. L'ipotesi che attribuiva la responsabilità ai servizi segreti britannici avrebbe trovato conferma ufficiale 30 anni dopo, negli anni 70. Perché allora testimonianze e documenti svelarono che l'esecutore era stato l'agente segreto Eli Crowe, nome in codice Armin Hall. Specializzato nello studio dei sistemi tipografici tedeschi, Ho lavorava per il Political Warfare Executive, l'organismo segreto incaricato da Churchill di condurre operazioni di propaganda e sabotaggio. In un messaggio scritto al suo responsabile, Ho infatti faceva riferimento al falso. Il messaggio era questo: H308, francobollo Frank. La bozza dovrebbe essere pronta presto. Quell'H indicava il nome in codice di Ho. La tipografia incaricata dalla stampa era la Waterloo & Sons, la prestigiosa Waterloo & Sons di Londra, che mise in macchina 5.000 pezzi prodotti in fogli da 20. Nella primavera del 43 i bombardieri della RAF li paracadutarono in Polonia. Lì i partigiani della sezione dell'Armia Krajowa, la resistenza polacca, condotta dal comandante, vogliatemi bene, scusate per la pronuncia, Tadeusz Czernikowski, nome in codice Kowalicz, capo dell'operazione Frank, li recuperò e le appose sulle buste spedite ai tedeschi residenti in Polonia. Quasi sempre i francobolli di Frank furono affrancati insieme a francobolli, quelli ufficiali, quelli veri, con Hitler, per confonderli meglio. Si notano solitamente due diverse tipologie di grafia. Quella di sinistra era disordinata, e disordinato era anche il modo di affrancare i francobolli. Quella di destra era più ordinata
e anche nell'apporre la francatura, e si apriva sempre con An Herr al Signore. Le buste spedite con questi francobolli contenevano un volantino in tedesco a firma del sedicente Volksdeutsche, i tedeschi residenti nel governatorato, ed era indirizzato a Reichsdeutsche, i tedeschi del Reich, a cui veniva attribuita la colpa per le feroce le violenze commesse contro i polacchi. Lo scopo, naturalmente, era propagandistico. Fin dalla loro comparsa, i francobolli di Franca suscitarono interesse collezionistico, tanto da essere falsificati per scopi filatelici, quindi falsificarono i falsi. E oggi sono noti pochi esemplari su busta e una ventina di singoli sciolti su frammento, e questi valori sul mercato possono anche raggiungere i 1000 euro. Se posso concedermi un piccolo spot pubblicitario, se desiderate leggervi con tranquillità questa storia, la potete trovare sul prossimo numero del Collezionista. È doveroso un richiamo alla bibliografia essenziale. Il poderoso volume, anzi sono due, di Wolfgang Baldus, Schwarze Post, in tedesco, questa è la pecca, ma è una miniera di informazioni per gli appassionati di questi argomenti, e Herbert Freeman, un colonnello dei servizi segreti statunitensi, che sul sito psywarrior.com racconta molte di queste storie. Io ho terminato e sono a vostra disposizione. Bene, ti ringrazio molto, ti chiedo di uscire dalla condivisione dello schermo. È stata una presentazione brillante, molto simpatica e su un tema assolutamente inusuale, che sono certo avrà catturato l'attenzione di molti di noi. E si apre il dibattito, possiamo proporre delle domande. Vi ricordo che per fare domande potete alzare la mano oppure scriverle in chat e io le leggerò, oppure semplicemente aprire il microfono e fare la domanda. Come al solito non vedo mani alzate adesso, quindi come al solito rompo il ghiaccio e ti faccio la prima domanda. L'agente gente segreto inglese, che 30 anni dopo nelle sue memorie raccontò questa storia dal punto di vista inglese, cioè la falsificazione di Anne Frank, di Hans Frank prima e così via, scrisse qualcosa o fece qualche ipotesi sugli effettivi risultati di questa sua attività di guerra psicologica? Ma lui non ne parlò, non è lui. I dati furono raccolti dagli studiosi e tra l'altro una delle fonti che parla di questa operazione, se non ricordo male, è anche Simon Wiesenthal, per cui non che io sappia non ci sono testi scritti, ma vennero raccolte magari interviste, testimonianze, però non ha lasciato un documento scritto. D'accordo, comunque diciamo quindi non ci sono evidenze o risultanze sull'effettivo risultato di queste operazioni dell'una e dell'altra parte. Ma le operazioni avevano sempre scopi propagandistici. Una cosa che molti si chiedono è, di fronte a queste narrazioni, ma non avevano niente di meglio da fare che falsificare i francobolli? Ecco, in realtà sì, cioè il fatto che venissero dispiegate comunque delle unità specifiche dimostrava che comunque c'era la convinzione che i francobolli fossero degli strumenti molto potenti di propaganda e che potessero veicolare dei messaggi. Guardate proprio il francobollo falso per Himmler che suscita la reazione. Quindi i servizi segreti dialogavano anche attraverso su questi canali comunicativi. Bene, grazie. Mi sembrava che Giancarlo Morolli volesse intervenire, se non ho sbagliato, se non ho visto male.
Giancarlo, dovresti attivare l'audio perché non ti sento. Un attimo. No, volevo sicuramente complimentarmi con Domitilla perché non solo l'argomento è estremamente interessante, ma il modo in cui ce l'ha presentato è stato altrettanto brillante. E quindi no, trovo queste cose estremamente stimolanti perché conosco anche dei collezionisti tematici, l'ultimo viene proprio da Israele, che stanno sviluppando il tema dello spionaggio e questo è una cosa particolare che è sostanziata in modo molto più ampio di altri casi che conosciamo in tematica. Quindi sicuramente c'è molto interesse per questo. Bene. Su questa rivista, grazie a Giancarlo, su questa rivista dei servizi italiani che così ossimoricamente è pubblica, hai parlato, di conseguenza ci hai detto di questi francobolli. Saremmo molto curiosi, visto che è pubblica e quindi si può dire, quali altri temi riguardanti i servizi segreti e la filatelia hai trattato su questa rivista, così a volo d'uccello. In realtà non ho parlato dell'operazione che si è svolta a Sachsenhausen, non ancora, mi sono preparata, l'ho studiata, ma non ho ancora pubblicato nulla, ma anche perché trovare le immagini in alta risoluzione come le vuole la redazione, che è molto esigente, non è facile. Quindi, peraltro, se conoscete e mi potete aiutare, accetto volentieri contatti, perché appunto sono a caccia di questo materiale. Ho scritto naturalmente, ho scritto dell'assedio di Parigi, dell'assedio prussiano di Parigi, quindi la posta portata a bordo dei Ballon Monté. Ho scritto del falso della CIA, un francobollo naturale americano. Ho scritto dei francobolli prodotti dalle unità partigiane in Italia. E non ricordo più. A cadenza trimestrale. Certo. Comunque sono questi gli argomenti grosso modo, ma ce ne sarebbero tantissimi, perché operazioni di falsificazione ce ne, in cui operazioni di copertura sono andate a braccetto con filatelia e storia postale, sono veramente tante. L'operazione Conflicts? Non ancora, però non naturalmente ancora. È nel mirino. Infatti io volevo accennarne così molto genericamente, perché un'altra operazione in qualche modo simile a quelle che diceva prima Domitilla, però molto più complessa, tant'è vero che quando me ne parlarono le prime volte, quando la scoprì, non volevo crederci perché era talmente articolata l'impostazione, eccetera, per cui ritorna la domanda di Domitilla, ma c'era tutto questo bisogno di fare queste cose con i francobolli. In realtà, quando poi vidi i documenti, cambiai idea, nel senso che la sintetizzo molto molto velocemente. L'idea era far arrivare con la posta del mattino in Germania, ecco l'operazione Cornflakes, il nome, la finta corrispondenza di presunti tedeschi contrari al regime di Hitler. E in queste lettere c'erano dentro appunto fogli di propaganda contro questo regime. Tutto quanto venne orchestrato negli Stati Uniti fabbricando le buste, fabbricando i francobolli, fabbricando gli indirizzi presi dagli elenchi telefonici dell'epoca, fatti scrivere a mano da tante persone, fatti scrivere a macchina con varie macchine, in modo da cercare di variare il più possibile questo materiale. E una volta fabbricato questo materiale, falsificarono i sacchi delle poste tedesche dove metterli, falsificarono i francobolli per ovvi motivi, confezionarono queste buste e le fecero partire dall'Italia oramai nelle aree italiane controllate,
c'erano gli aerei che andavano in Baviera, in Austria, e bombardavano i treni postali. Questa era l'idea. I primi aerei bombardavano il treno che passava, c'era l'allarme, il treno si fermava, tutti scappavano. Uno di questi aerei in realtà non lanciava bombe, ma lanciava sacchi con dentro la posta. L'idea era, una volta finito l'allarme, le persone, gli addetti, recuperavano il materiale e recuperavano senza involontariamente anche questi sacchi di materiale postale molto simile a quello vero, e lo mettevano nel circuito tedesco, per cui spedendolo ai destinatari. Ecco, tutta questa cosa qua venne bloccata una prima volta, perché nel frattempo i tedeschi cambiarono gli orari dei treni, per cui si dovette riprogrammare tutto quanto. Poi oramai si era alla fine del 44, i primi del 45, e le cose venne accantonata, perché oramai si sapeva, si era agli ultimi atti del conflitto. Però ecco, è durata tutta la preparazione, è durata mesi se non anni, con un dispiego di energie, di persone, un coinvolgimento di persone molto articolato, che impressiona. Ecco, grazie. Per par condicio farei un piccolo spot pubblicitario per Fabio, perché lui per modestia non lo farebbe mai. Lui è l'autore di un volume molto intrigante, Propaganda con i denti, che parla di questi argomenti, il francobollo come mezzo di comunicazione nelle relazioni internazionali, quindi si avvicina a questi topics. Ma l'hai imparato a memoria o ce l'avevi lì? Perché ricordarti esattamente il titolo non è facile. Sì, è la mia Bibbia, la leggo tutte le mattine, Fabio. È un libro famoso. Posso solo chiedere quanto è attuale al giorno d'oggi questa attività? Io direi che è molto attuale, perché anche in Ucraina la propaganda politica, per citare un argomento di oggi, la propaganda passa anche attraverso i francobolli. Ne cito uno, il famoso francobollo del marinaio che è sull'isola dei serpenti, che fa il gesto eloquente alla mosca che viene ritratta alle spalle. Quel francobollo è andato a ruba in pochissimo tempo gli uffici postali in Ucraina, e ha visto una riedizione in cui l'incrociatore alle spalle poi non c'era più, dopo che era stato affondato. Ma questo è un piccolo caso, ma ce ne sono tantissimi. Cioè, fra Ucraina e Russia si sono parlati attraverso i francobolli già da tempo. Ci sono i presunti francobolli delle zone del Donbass, quando queste erano tecnicamente autonome, quindi non erano ancora state fagocitate dalla Russia. E addirittura ci sono, questi sono un po' dei giochini se vogliamo, dei rifacimenti con Putin al posto di Stalin, dei francobolli degli anni 40 e 50, fra quelli che abbiamo visto anche stasera, ma anche altri, fatti molto probabilmente da un buon tempone che abita nel Regno Unito, e si trovano sui mercati digitali attualmente, proprio con ambientati, cioè immagini di francobolli dell'epoca adattati alla situazione attuale, alla guerra in Ucraina. Ma ce ne sono così di veramente tante. Noi adesso Domitila giustamente ha portato avanti questa guerra qui, ma anche tutte le altre guerre negli ultimi decenni hanno ripreso lo stesso sistema, e altresì con i francobolli personalizzati c'è chi ha barato, diciamo così. E per esempio anni fa venne fuori che mentre l'immagine di Hitler la conoscono tutti, ci sono altri gerarchi, per esempio nazisti, ma non solo loro, che finirono in francobolli personalizzati, per esempio in Finlandia, dove quel signore riprodotto non veniva conosciuto, per cui veniva interpretato come un francobollo personalizzato normale, fatto salvo che poi arrivarono le polemiche, i blocchi,
il coinvolgimento delle ambasciate, così come ho citato queste gerarchie naziste, però per esempio ci sono anche dei francobolli sempre personalizzati canadesi che ritraggono delle persone, diciamo così, cingalesi che secondo il governo dello Sri Lanka sono terroristi. Però in Canada c'è una folta comunità cingalese di fuoriusciti, ha fatto fare questi francobolli personalizzati ai canadesi che ovviamente non conoscevano le persone effigiate e poi li spedivano in Sri Lanka per fare delle provocazioni. Bene, noto che fra gli ascoltatori vi è un altro, diciamo, appassionato di francobolli strani, antichi e moderni, Marco Chipinti, cui chiederei di conseguenza un commento sulla conversazione di Domitilla o eventualmente su quello che si è detto successivamente. Grazie. Grazie a te, Bruno. Beh, quando, man mano che Domitilla parlava, mi è venuto quasi automatico pensare, ma guarda quanto sono sfiziose queste storie. Perché occupandomi appunto di sfizi di posta, ormai penso lo conosciate, proprio in automatico mi è venuto da pensare così. In realtà io non ho una domanda per Domitilla, perché sono storie talmente particolari, talmente poco conosciute, che Domitilla ci ha illustrato talmente bene stasera, che onestamente io sono senza alcuna domanda per lei, quindi... No, ma al di là dell'amico, i miei complimenti assolutamente da Domitilla, veramente è stata una bellissima conversazione, grazie. Grazie a voi. Bene, vi sono altre richieste di intervento, di commenti o di domande? Scusami Bruno, prego. Non so se mi sentite, io volevo innanzitutto complimentarmi con Domitilla, con la vicepresidente dell'Unione Stampa Filatelica Italiana, che come ben sapete vedo anche molti soci presenti, e l'associazione che raggruppa gli autori, gli scrittori e i giornalisti su temi filatelici e storici postali. Brava Domitilla, il tuo intervento è stato veramente interessante in un settore che io devo dire conosco solo molto marginalmente, se non altro per le parti che vengono affrontate quando facciamo i corsi per l'ordine dei giornalisti. E quindi anch'io non ho una domanda, perché sono rimasto affascinato dalla tua esposizione, che mi è sembrata veramente precisa e molto esaustiva. Ho notato nelle immagini due di questi francobolli dove erano indicate delle località italiane, mi sembra per il bombardamento di Monte Cassino e poi per Castel Gandolfo. C'era anche San Marino. Non so se ce ne sono. Sì, San Marino per esempio, sto andando a memoria, ma se ti serve un elenco più dettagliato posso produrlo e fornirtelo. E grazie per le tue parole lusinghiere, Presidente. Ok, ti ringrazio e quindi saluto praticamente tutti i partecipanti a queste serate, sottolineando che l'USFI è sempre stata molto attenta al tavolo dei postali e vi partecipa con grande soddisfazione, appunto con tutta la squadra che li organizza. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ancora a Bruno. Allora, grazie Beniamino. Il tavolo dei postali, se non vi sono... Posso chiedere una cosa soltanto? Prego. Mi ha colpito molto la frase: queste persone sapevano di lavorare e che sarebbero state tutte eliminate. Ecco, di questi qualcuno si è salvato? Che ho una buona notizia, tutti. Tutti, perché sì, sapevano che la loro condanna, il loro privilegio rappresentava anche la loro condanna,
perché non si doveva sapere, al di là della falsificazione dei francobolli, che al di là dell'operazione Vasservelle, l'operazione più grande, l'operazione Bernard, era veramente un'operazione che era stata costruita per minare le fondamenta della finanza, dell'economia, della finanza britannica. Quindi non dovevano emergere quell'operazione, e una legge non scritta era che chiunque fosse entrato in contatto inavvertitamente con quei prigionieri doveva essere eliminato. Le baracche 18 e 19 del campo di Sachsenhausen erano particolari, avevano dei privilegi all'interno, ma la parte sopra, cioè nello spazio che sopra aveva il cielo fra le due baracche, era coperto da un reticolato di filo spinato. Le baracche non avevano finestre, le finestre erano sigillate con calce, quindi quei 142 prigionieri sono stati per più di un anno chiusi, bloccati lì dentro, senza contatti con il mondo esterno. I camion che provenivano dall'esterno per caricare le casse con le banconote, le casse con i francobolli, con le buste, con i documenti, si avvicinavano, erano sempre scortati dall'SS e non entravano in contatto con nessuno. Un presidio di SS era sempre presente all'interno di quel settore. Quindi era un'area molto protetta, naturalmente. Perché si salvarono? Perché a un certo punto, ricordatevi che Sachsenhausen è veramente a pochi chilometri a nord da Berlino, quindi a un certo punto arrivano i russi, e quando arrivano i russi, i sovietici, le SS scappano e lì non fanno in tempo a intervenire. Peraltro si ipotizza che il Bernard avesse utilizzato anche per se stesso sia banconote false che documenti falsi per se stesso e per la sua famiglia. In ogni caso si salvarono. Morì forse soltanto uno, due o tre prigionieri, non ricordo bene, ma per malattie che contrassero, non per esecuzioni. Avevano una sorta di inviolabilità, ecco, una legge non scritta prevedeva che non fossero toccati perché contribuivano allo sforzo bellico tedesco. Spero di aver risposto alla tua domanda, Claudio. Certamente, grazie. Vi sono altre richieste di intervento? Volevo solo dire che è corso a Padova, la sala della Gran Guardia, fino al 26 febbraio, una mostra di quadri dipinti da internati nei lager. E mi ha colpito da matti, c'è un quadro proprio col tavolo della corrispondenza dove sono gli internati che scrivono le lettere che si sono mai arrivate a casa. Bene, molto interessante. Grazie. Benissimo, era Claudio Baccarin, giornalista professionista e membro del Consiglio Direttivo dell'Unione Stampa Filatelica Italiana. Vicepresidente dell'Unione. Bruno, scusami, vorrei anche salutare fra i presenti il past president Danilo Bugoni, che vedo collegato. Benissimo, lo salutiamo. Allora, ricordo che il tavolo dei postali è una serie di conversazioni organizzate congiuntamente dall'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi di Prato, dall'Unione Stampa Filatelica Italiana, dal quotidiano di informazione filatelica online Baccarin News e dal polo culturale del Ministero Italiano delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato qui dal Museo Storico della Comunicazione. Il tavolo dei postali continua lunedì prossimo alla stessa ora e Fabio Bonaccina, direttore del quotidiano di informazione filatelica Baccarin News, ci racconta quale sarà il tema della settimana prossima. Ecco, prima di andare su questo, volevo solo ricordare un nome di uno dei, probabilmente il collezionista che ha portato in Italia questi argomenti, queste tematiche, questo materiale, che è stato Gianfranco Pastor Merlo, mancato una decina d'anni fa ormai. Arriviamo al 20 febbraio, il prossimo appuntamento con il tavolo dei postali. Sarà il turno di Alfonso Di Cosimo
e non ci staccheremo di molti anni da rispetto a oggi. E parlerà dell'edificio delle poste e telegrafi di Sabaudia. È tra gli edifici più significativi e innovativi della seconda fra le città della bonifica integrale pontina. È un palazzo azzurro Savoia di Angelo Mazzoni, solito architetto e ingegnere che all'epoca fece parecchi uffici postali ma anche stazioni ferroviarie. È sicuramente un edificio di pregio con particolari che stupiscono per modernità, innovazione e accostamento dei materiali. Utilizzo quotidiano, modifiche adattative e strutturali per le innovazioni tecnologiche contemporanee sino al degrado pre-ristrutturazione. E ce lo spiegherà poi Alfonso Di Cosimo, ci spiegherà questo problema. Dal 2011 ecco la nuova vita dell'immobile, un esempio di riuso per la pubblica utilità, appunto, e passando da ufficio postale a biblioteca comunale. Grazie, allora ci vediamo settimana prossima. Buonasera. Buonasera a tutti, la puntata di questa sera è terminata e a partire dai prossimi giorni la potrete rivedere o vedere ex novo sul canale dedicato di YouTube. Arrivederci a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera.